Oggi partono ufficialmente i lavori all'interno dell'impianto d'atletica Zengarini, lavori che consisteranno appunto sia nella riqualificazione della tribuna, nel rifacimento di tutto quello che è la pista, ma anche nella realizzazione di un nuovo impianto a latere, un impianto al chiuso, indoor, dove appunto la disciplina dell'atletica potrà meglio esprimersi e anche specializzarsi, e nello stesso tempo che potrà essere anche questo spazio al chiuso, ospitare altre discipline sportive, quindi farne un polo di integrazione sportiva a tutti gli effetti. Per quanto riguarda che cosa cambierà da oggi, tutti quelli che sono gli atleti all'interno che hanno in seno, diciamo, la gestione potranno continuare ad utilizzare sia il circuito della pista che il pistino laterale sino a fine dicembre, perché gli interventi inizialmente interesseranno la tribuna. Quindi cominceranno a lavorare da lì gli addetti ai lavori e smantelleranno anche tutto quello che è il muretto che separa oggi il circuito d'atletica con quello che prima era invece l'area deputata al tiro con l'arco, dove domani invece sorgerà la nuova struttura. Chiaramente, per questo periodo, proprio per mettere in sicurezza il circuito, abbiamo predisposto un'ordinanza che prevede la chiusura del circuito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, mentre il sabato dalle 8 alle 14. La domenica sarà tutto aperto. Quando parlo della chiusura del circuito, parlo naturalmente di tutto il circuito Marconi che è attorno alla Zengarini, quindi solo di quell'anello lì, perché i mezzi transiteranno all'interno per dare maggiore agevolezza.